Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Horror Games. Ragazzi, quest'oggi siamo su un gioco molto molto particolare. Come potete vedere, it will try to act on your real life, come Pokémon Alone. Tenterà di interagire con noi e di rompere la quarta parete. Ragazzi, questo gioco si chiama Escape from Lavender Town. È un gioco ultra famoso, una pietra miliare, se così si può dire, dell'horror a tema Pokémon. Ci sono un sacco di video su YouTube. Io, ragazzi, non l'ho mai provato di mia spontanea volontà e in prima persona. E quindi non oso immaginare che tipo di esperienza sarà. Più o meno come Pokémon Alone, ma se non sbaglio, questo qua si dice sia molto, molto, molto più pesante. Ragazzi, prima di iniziare, volevo dirvi che potrebbero esserci delle immagini molto, molto in rapida successione, ecco. E quindi, se soffrite di attacchi come epilessia o robe del genere, fate attenzione nel vedere questo video. Ve lo dico perché c'era un avviso prima che si aprisse questa facciata e non ho fatto in tempo a farvela vedere, perché questo qua, ragazzi, come Pokémon Alone, è un gioco che non riesco a chiudere. Detto ciò, direi che possiamo premere Enter. Ci troviamo, ragazzi, a Lavandonia, con la musichetta dei giochi di Pokémon, dei giochi di prima generazione. Ok, perfetto. Immagino non si possa uscire. E quello penso sia Mr. Fuji. Ok, perfetto. Allora, con molta calma, vediamo di esplorare le cose. Non me lo ricordo neanche sto gioco. Questo è una recluta del Team Rocket che non dovrebbe esserci. Qua come si parla alle persone? Ok, perfetto, con invio. Il Team Plasma vuole liberare tutti i Pokémon. Il Team Galassia ha bombardato i laghi. Il Team Acqua, il Team Idro e il Team Magma hanno fatto risorgere due Pokémon che si odiavano a vicenda. Ma noi, il Team Rocket, abbiamo ucciso l'intera famiglia dei Pokémon. Un'intera famiglia Pokémon. E abbiamo lasciato un unico sopravvissuto. Veste il... indossa lo scheletro di sua madre e piangerà sulla sua tomba per l'eternità. Ok, perfetto. Questo qua è ovviamente un riferimento a Cubone, chiaro, o Cubone, come qualsivoglia, insomma. Sometimes you hear voices at night. A volte senti delle voci di notte. I morti tornano indietro per parlare con noi. Pensi davvero che io creda in queste cose? In realtà sì, figliolo, visto che siamo in un gioco horror, però vabbè. Non ci sono solo buone persone in questo mondo. Alcuni farebbero qualsiasi cosa per i soldi, come ad esempio, ragazzi, i membri del Team Rocket, e abbiamo imparato a capirlo molto bene. Proviamo a entrare in questa casa. Ok, questo qua è il giudice onomastico. Sono il Name Rater, ma non sono dell'umore adatto per dare soprannomi oggi. Questa città è diventata sempre e sempre più malinconica. Penso che mi trasferirò molto presto. Ok, perfetto. Abbiamo parlato con tutti tranne che con questa maledetta bambina. Il mio Pokémon è morto l'anno scorso. Sono venuto in questa torre ogni giorno per pregare per lui. Leggiamo i cartelli, raga. In questi giochi è fondamentale leggerli. E infatti, la vita è breve. Life is short. Ok. Respect the souls of the departed. Rispetta le anime di chi se n'è andato. Ok, casa del Name Rater, perfetto, questa potevo aspettarmela. Il market, vediamo se c'è qualcosa di particolare, non si può leggere la scritta del market. Ok, ragazzi, adesso entriamo nel centro Pokémon. Se c'è una cosa che ricordo è che forse qua dentro c'è qualcosa di particolare, però non ne sono sicuro, proviamo a entrare. Ok, manca l'infermiera Joy. Ho una malattia terminale. Ok, perfetto. Cioè no, perfetto mica... Ok, questa cosa qua mi puzza particolarmente. Proviamo a entrare, raga. Qua di qua no. Di qua... Nemmeno. Cos'è questo suono? Ok, fermi. Proviamo ad andare alla torre. Ho ansia di trovare il Buried Alive, raga. È una delle creature creepy che mi spaventano più di tutte, il Buried Alive. Sono serio. Il gioco non è ancora finito. Cosa vuol dire che il gioco non è ancora finito? Sono in collegamento con questo... Ma davvero? Ma vaffanculo. Ma davvero ho scaricato la versione tarocca?
Ma va a cagare, va. Ma... Oh cazzo, oh cazzo. Cazzo, pensavo fosse... Stavo chiudendo il gioco. Stavo stoppando la registrazione, raga. Oh merda. Ok, fermi, fermi, fermi. Devo camminare, mi sa. Bastardo, bastardo. Io me ne devo aspettare. Porca troia. Ah, che cosa brutta. Porca puttana Eva. Non riesco neanche a identificare bene le immagini, ok? Merda, questo che fine ha fatto? Morirai prima di me, devi accettarlo. Beh, merda, 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 merda. Ve l'ho detto che questo gioco è abbastanza potente. Sotto questo punto di vista, queste immagini molto... Merda, 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 merda. Cazzo, ma avevo parlato al PC, ma cos'è che avevo fatto? Madonna! Che roba, fermi. Forse adesso la torre si è sbloccata. Bastardi, guarda che cancro. Madonna raga, no, veramente. Già ci vedo poco. Se poi vengono fuori ste robe. Merda. Ok, calma. Questa vuole. È un gioco che vuole rappresentare la sindrome di Lavandonia con queste immagini epilettiche, ovviamente, ragazzi. E questo penso sia Fuji. Alla fine sei qui. Questo gioco non è fatto per tutti. È stato fatto per te, Giovanni. Ok, perfetto. Anche questo gioco qua mi becca i dati del computer, in sostanza. Lo sapevi? Dopo essere stati davanti a uno schermo negativo, le frequenze nascoste di Lavandonia sono fatali per gli esseri umani, per i cervelli umani. Ora morirai. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Il gioco è finito, ragazzi. Ok, allora, questo gioco è molto particolare, come avete visto. Vuole far provare le esperienze che si suppone abbiano provato all'incirca quelli che giocarono ai giochi infetti, fra tante virgolette, dalla sindrome di Lavandonia. Avete visto che è un gioco abbastanza particolare, con queste immagini molto in rapida successione, con lo schermo negativo, con la frequenza di Lavandonia. Mi ha trollato malissimo. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco, che ripeto, è una delle pietre miliari, è una delle colonne portanti di tutti i giochi Pokémon horror a tema Pokémon, come dicevo, soprattutto di quelli riguardanti Lavandonia. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto in iscrizione al canale. Se la serie vi piace, lasciate tanti bei mi piace. Passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.